Bella a tutti e benvenuti al consueto appuntamento dei videogiochi del passato. Bella a tutti quanti, oggi giocheremo con un classico dei classici 1989 per Coin Up Toki. Che non è il fratello di Kenshiro, attenzione. L'avventura praticamente ambientata in 6 livelli. Il nostro scopo è quello di salvare la principessa che è stata rapita dallo stregone di turno, dopo naturalmente averci trasformato in scimmione, come vedete. Questo è un classico platform 2D, due dimensioni. Scorrimento orizzontale. Nella nostra avventura praticamente ci capiterà di incontrare mostri, nemici di ogni tipo, e l'obiettivo sarà quello di eliminare tutto ciò che ci circonda. Al fine di incontrare alla fine del livello il boss di turno. La nostra arma principale, come vedete, è una sorta di sputazzo che con il passare del tempo, durante la nostra avventura, sarà possibile evolvere. Per esempio lì vedete il lanciafiamme, insieme al lanciafiamme comunque se ci sono altre tipologie di armi da raccogliere. Come oggetti invece abbiamo gli oggetti bonus, tipo il casco che ho preso prima da giocatore di football, che praticamente permette di affrontare i nemici frontalmente, e anche se veniamo colpiti non c'è problema, perché attutisce, diciamo, un po' di colpi, a noi questo è passato attraverso. Poi abbiamo lì, quello lì, quella sorta di vaso contenente le orecchie da coniglio, le scarpette per saltare, che ti fanno saltare un botto in alto. Vediamo se riusciamo a evitare sto stronzo per prendere un'altra volta. Ok, perfetto. Ogni fine quadro c'è un boss. Mamma mia, che cosa ho rischiato. Queste monetine che vedete servono per avere vita gratis. Vita gratis. Ogni volta che raggiungete 50 monetine vi dà una vita. Sì, è così come passi, proprio ci viene avanti così? Vabbè. All'epoca, per noi eravamo bambini praticamente, ragazzini, è stata la prima fonte di insegnamento di bestemmie, perché noi non sapevamo bestemmiare all'epoca. Grazie a questo gioco ci siamo imparati come si bestemmia, perché è un gioco veramente fastidioso. Porco, questo penso siamo dei boss più stupidi. Muoviamo avanti, muoviamo indietro. Oh, ma tu guarda la Madonna, tu guarda la Madonna quanto ci sto a perdere tempo qua. Affanculo. Ah, è santo Dio. E il primo è andato. Boh, andiamo al secondo. Secondo mondo, secondo quadro, secondo livello, chiamatelo come volete, tanto. Qual era il boss che non mi ricordo? Dice, vabbè, non pensa al boss, pensa a vince, casomai poi dopo pensiamo al boss. Allora, quelle cose che volano, quella sorta di cherubino, no? Quella scimmia cherubino con le ali, è un figlio della mignotta. È un figlio della mignotta proprio, perché è proprio bastardo dentro.
questi squali. Guardalo, eh. Ok, facciamo un po' di pulizia qua. Ok, rivediamoci un po' la strada. Guarda, eh. Guarda, eh. Guarda, 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 guarda. Sta tartaruga malefica. Oh, non è che ci facciamo intimorire, da un pesce. Ah, affanculo. Oh, le banane. Speriamo che su due cose una se la mangiamo. Qua pare che c'è il boss. Il secondo boss, se mi ricordo bene. C2 de quando rifiati. Ah, il boss dell'occhio. Mo si presenta qua. Sto stronzo. Liscio. Oh oh. No 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 no. E voilà. E dai che tu cieco l'occhio, su. E dai, e dai. E il secondo pure, via. La caverna di fuoco, andiamo al terzo. Ok. Scendiamo, qua chi c'è? Uccello! Ah, ok. Questa è infilata la mignotta perché spara le cose. Ma che siamo, pazzi? Oh, il cinghiale qua? Oh, grande! Ho sfangato un pezzettino. Qua c'è qualcuno per forza, perché... Ma vedi quanto so forte? Ma porco! Cazzo. Sì, vabbè. Chi sei, l'immortale, oh? Mi sa un pappagallito. Mi sono completamente impappagallito. Che da noi vuol dire... Mi sono addormentato, diciamo. Sì, magari mi abbasso, no, la prossima volta, in modo tale da evitare questo disagio, no? Buono, buono, zitto, zitto. Buono, buono, zitto, zitto, che l'ho sfangata. Non l'ho... tua. Qua che c'è? Beh, e continuiamo così, che faccio un continuo. Ah, abbiamo fatto. Mamma mia, che liscio. Ah. Mo qua. Aspettiamo che viene incontro. Ok, vai. Mo questo. Ah, preso. Facci tua. Vai. Dove andare così. Molto probabilmente. Ah, ecco. Fatta la stessa cosa di prima, però vabbè. Fabri, invece di guardare, perché non giochi? Invece di fare sempre le polemiche? Oh, Boni? Oh! Cacci vostra! Siete inferociti! Ok. Andiamo su.
Chi c'è qui? Ma io ti stacco. Qualsiasi cosa ti stacco. Dammi tutti i sordini che c'hai. Attenzione, super combo. La sento calda. E chiudo bruciando il pinguino. Mazza il culo. Muori, stronzo. Ecco. Se mi fai scendere, magari. Pezzo di merda, muori. Muori. Morite tutti. Ma non vedete quanto so forte, cazzo? Ecco fatto. Vabbè, va benissimo così, sti cazzi del... Porco ciuda. Sì, così come matti proprio. Scivostra, ma io veramente mi stacco i sentimenti, eh. Vabbè, non salta. Va via. No. Ma guarda che nuovi con una certa dinamica fissa, se no. Ma hai già fottuto. Sci tua. Ah, vuoi peccarne va? E chi cazzo sei, ah? Yeah. Ecco. Ebba. Santo Dio. Ma mi dà un culo proprio. Sai come si dice qua. Va via. Oh, va via. Non lo so io. Qua perché c'è un altro boss? Oddio mio, oddio mio. Vai via, non t'avvicinare, oh, non t'avvicinare. Scivo pezzo di merda. Mo ci metto 60 anni a sto rompipalle, oh. Vattene via. Ma vedi che culo. Mamma mia, fermi tutti. L'ho sfangata da Dio questa. Attenzione, il penultimo quadro, eh. Cioè, già qua, forza di... Vedi, te fa cazzate, perché questa è una cazzata. Come la vuoi chiamare se non così? Andiamo verso l'infinito e oltre. Ma andiamo verso la morte. Guarda che questo mi sta alle calcagna. Oh, mortacci vostri. E così uscite a volo. Ah, non escono più. Avvio addio. Mo qua. Oh, mo che sono ste schivi. Dai. Sci tua. Via 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 via. Tacci tua. Eccoci qua. Dai. Oh, ma qua ogni volta ce n'è uno. Ma come funziona? Mamma mia. Ma quanti ne siete? Eccoci qui. Fatta la cazzata. Oh, bello. Schivato alla grande. No, ho schivato il cazzo. È ritornato indietro. 3. Mamma mia, mi ha preso un colpo.
va tutto bene. Va tutto bene. Tranne questo, però per il resto va tutto bene. Ah, vedi, l'ho sfangata. Attenzione, cioè, ma veramente un idiota sono? Possibile che sono così un idiota? I mortacci, due, qua hanno rifiati, dico qua la lancia. È stato da, devi mettere qua la lancia. Oh, non muori, eh? Amore, chi ci abbiamo qua? Eccoci qua, vaffanculo, mori. E dai, e dai così. Sì, dovrei andare qua però io, non lì però, non lì. Zitto, mori e zitto. A mela non me ne frega proprio la mazza, da mela. Ma io mi sta partinembolo. Uno, due, e guarda che mumabio. Ah no, aspetta, però questo lo voglio. Ecco qua. Andate dietro. Andate dietro. Oh, devi andare dietro. Cioè, forse non hai capito che devi andare dietro. Ma il mortacci tua, pezzo di merda. Questo mi sta a far mangiare fegato. Già lo so. E dai, no, me l'ha chiuso. E dai. Oh, e questo? Ucciso, questo mi esce subito. Ai mortacci, tua. Allora, qua c'è questo da evitare, ste colonne, poi. Fabri, sei un idiota, non è che ci vuoi... Ah, sono qua solo 5 volte? No, gliela faccio, raga. Non gliela faccio, non gliela farò mai. A parte metto un po' di credito. Non avrò mai io 5 volte, capito? Già non sprecata una. Ma vedi che genio, ma che genio sono. Va via. L'anima di Dio ci ha sprecato. E questo qui, no? Vedi che sono intelligenti. Che fai?
trabocchetti. Eccoci qua. Oh, grande. Oddio mio, spero che va bene sta mossa. Grande. Dai, è un altro. Vedi il blocco da qua, e qua non è via, amico mio. E mo qui? Che dove va? Ho capito. Oh! Sci vostra! Piano! Muro scendi, che bello incazzato, eh! Ok, devo evitare di andare avanti. Riproviamo. Ecco qua, mi mancava, mi mancava. Fabrizio, che cosa premi? Non gliela faccio, non gliela faccio, non gliela faccio. Ecco il boss finale, ragazzi, ma sto con zero vite, quindi l'ho preso proprio in quel... Scirua. Oh! Perché mi lancio le bombe già così come i matti? Niente, raga, ya stava a fa, ya stava a fa, invece ho preso a quel posto, porco ciuda labbra. Raga, che vi devo dire, finita così, poteva andare meglio. Questo era Toki, al prossimo gioco, ragazzi, bella.